Buonasera, innanzitutto, e grazie per essere qui, così numerosi. Grazie al Professor Altini per avermi coinvolto in questo, in questo ciclo. E mi sento davvero molto onorato di essere alla Fondazione San Carlo, che è un'istituzione un unica più che rara. Per la capacità, e lo dico proprio da professore che in varie parti d'Europa a più riprese ha cercato di costruire, oltre che di partecipare, istituti di ricerca sulla condizione umana, eh, a caratteristica transdisciplinare. Ma un, una così profonda e un così grande spettro, una così profonda ispirazione, devo dire che è difficile da trovarsi e questo lo dico per giustificare la profondità anche del mio grazie per essere, eh, per essere qui oggi. Viviamo un tempo in cui la dimensione riflessiva della cultura e la dimensione interdisciplinare ugualmente della cultura è indispensabile ma è largamente elusa. I problemi che caratterizzano l'età globale, la nostra vita, la nostra contemporaneità, sono problemi ormai tipicamente complessi, che vuole dire non complicati, lo sono anche difficili, ma complessi nel senso che ciascuno di questi grandi problemi è costituito da un intreccio di molteplici dimensioni e non possono essere ridotti ad una sola dimensione pena la non comprensione e soprattutto la non soluzione di questi problemi. I problemi economici, i problemi ecologici, i problemi del clima, i problemi dell'incontro delle culture esigono una prospettiva complessa, cioè capace di mettere in relazione dimensioni che invece purtroppo a tutt'oggi, a partire dalle nostre università e dalle nostre scuole, vengono separati nei vari specialismi e tanto più le specializzazioni aumentano e ciò è un bene, tanto più aumenta non solo la nostra conoscenza ma aumenta anche la nostra ignoranza, la nostra cecità per l'incapacità di fare dialogare saperi così, così preziosi e questo è un problema che non concerne soltanto la ricerca. È un problema che non riguarda soltanto l'educazione, è un problema che riguarda la democrazia. E la nostra democrazia è in crisi oggi essenzialmente, cioè non continua la stagione del progresso, proprio per due ragioni. La prima perché... La classe dirigente politica non è dotata dei paradigmi, delle mappe culturali adeguate, non dico per risolvere i problemi, ma per formularli in modo adeguato e corretto. E perciò, spesso, di fronte ai propri fallimenti, cerca di trovare un aiuto negli esperti, nei tecnici che a loro volta falliscono perché non sono dotati delle mappe, dei paradigmi adeguati, non dico per risolvere i problemi, ma per formularli in una maniera adeguata, per formularli cioè intrecciando tutte le dimensioni di cui sono composti i problemi. E questo vale per tutte le grandi dimensioni della condizione umana di cui la politica oggi si dovrebbe occupare. Di fronte però a questa situazione difficile eh, che trova, al di là dei fenomeni di decadimenti vari, eh, comportamentali, morali, ma una inadeguatezza culturale di chi, prima ancora che di risolvere i problemi, dovrebbe occuparsi di formularli, e cioè il politico e il tecnico che sono le due persone, le, i due profili, le due categorie di classe dirigenti che più hanno le leve del potere e che nello stesso tempo, nonostante le apparenze, hanno meno dotazioni rispetto al tempo d'oggi. E la questione del progresso ha a che fare con, con questa dimensione. Ringrazio il senatore Barbolini di essere qui, con lui abbiamo avuto modo di parlare e di affrontare questi, questi temi di fronte a tanti sentimenti di impotenza in un passaggio per me casuale, insomma parlamentare, di cui mi sono senz'altro onorato, ma che mi ha lasciato ancora di più confermato in questo tipo, stile di riflessione filosofica che ho maturato invece nella vita, prima ancora che nella ricerca scientifica. Non pensavo di svolgere questa premessa, ma l'introduzione così acuta del professor Altini su questi temi mi ci ha trascinato. Nello stesso tempo il professor Altini, che sa che ormai da anni mi occupo proprio delle ambivalenze del progresso del nostro tempo, però mi ha sollecitato a tornare alla radice dei miei studi e a svolgere una breve... Eh, riflessione sul nucleo epistemologico di che cosa è il progresso. Eh? Di che cosa è il progresso? Che cos'è questa parola di cui parliamo, della cui crisi parliamo, delle cui ambivalenze parliamo, però, come sempre, forse nel nostro tempo, che è un tempo così in cui siamo in mezzo al guado, eh? fra una sponda che lasciamo, che non tocchiamo più, e una sponda nuova che non tocchiamo ancora e che forse non sappiamo ancora quale, quale, possa, quale possa essere. Ma eh, allora un passo indietro vuole dire cosa intendiamo con la parola progresso, che cos'è il progresso di cui è questione oggi e di cui tanto si è parlato a proposito della crisi della nostra modernità. Nelle sue varie dimensioni, eh? crisi economica, crisi sociale, crisi antropologica, eh? crisi nel rapporto uomo-natura, eccetera, eccetera. Che ne è del progresso? Cos'è? voglio partire da una definizione di progresso che lo stesso professor Altini ha utilizzato, visto nel deplian di presentazione della mia della mia conferenza. Eh, e parto però da una dichiarazione, sarò un po' tranciante per stare nel tempo e nella misura del buon senso. Il progresso è potremmo dire senza esagerare eh, la vera e propria scoperta della modernità europea. È un'invenzione della modernità europea. Prima dell'origine della modernità europea, tutto sommato prima del Cinquecento, la parola progresso non esisteva, ma non era mai stato concepito né era stato mai inteso come concepibile qualcosa come un progresso. Se per progresso intendiamo modernamente il fatto che. Accettiamo, ammettiamo, concepiamo che nel futuro ci potrà essere qualcosa di nuovo rispetto al passato e addirittura non solo di nuovo, ma di nuovo e di meglio che rispetto al passato. Fino alle origini della nostra modernità europea, che poi abbiamo mondializzato, perché l'Europa è stato il motore della prima mondializzazione in questi 500 anni, Semmai se ci poteva essere qualcosa di somigliante al progresso, eh, aveva a che fare o avrebbe avuto a che fare con un ritorno al passato, un ritorno al recupero di aspetti dell'età dell'oro che però era collocato nel passato, non nel futuro. Certo, possiamo cercare, l'abbiamo fatto, l'hanno fatto gli studiosi della dell'idea di progresso, eh, alcune radici di questa idea e di questa parola nella civiltà dell'Occidente medioevale e eh, uno dei loci più significativi in cui possiamo trovare una traccia antesignana del progresso moderno è quella che proprio il professor Altini citava in questa presentazione. In una famosa immagine che Giovanni di Salisbury eh, attribuisce a Bernardo di Chartres, il cancelliere della cattedrale di Chartres, dal 1119 al 1126, come ricordiamo tutti, recita così questa descrizione, questa immagine, siamo come nani sulle spalle dei giganti. Cosicché possiamo vedere più cose, più cose di loro e più lontane, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. È il progresso. Però se lo leggiamo bene, io ve lo leggo in due, in due battute, altrimenti non progredisco, non vado avanti. Nell'immagine di Bernardo troviamo una sostanziale ambivalenza, in qualche modo agiscono nell'immagine di Bernardo due tendenze che si contraddicono in senso opposto, una tendenza a decrescere, non a decrescere siamo nani sulle spalle dei giganti, quindi siamo decresciuti. Siamo dei nani se ci paragoniamo ai giganti del passato. Inevitabilmente i giganti sono prima di noi. Non ci potranno essere. Però c'è anche una tendenza a crescere. Per questo talvolta vediamo meglio dei giganti perché siamo sulle loro spalle. Ecco, queste due tendenze si contraddicono e... Alla fin fine tutte le interpretazioni medievali, diciamo da, dall'immagine di Bernardo fino al Cinquecento, vanno a giustificare l'idea cruciale del tempo, della storia, della conoscenza del medioevo. Nell'universo medievale eh, noi troviamo un'idea ciclica del tempo. Il tempo è un ciclo. Troviamo che il gioco delle spinte e delle controspinte fra queste due tendenze, a decrescere e a crescere, delineano una sorta di equilibrio e su questo equilibrio fra queste due tendenze si fonda l'idea cruciale che del sapere hanno i nostri padri medievali, l'idea di una sostanziale conservazione del sapere.